Improvvisazione, già come termine è stranissimo. Ora, c'è una frase bellissima proprio nel metodo di improvvisazione di Naji Hakim, che nella prefazione inizia per dire che nulla c'è di più preparato dell'improvvisazione. Quindi praticamente di norma il musicista di estrazione classica, diremo noi, comunque quello che suona il flauto, il pianoforte, eccetera, è pochissimo abituato ad improvvisare e anzi è molto abituato a scavare nella partitura, giustamente, a cogliere di ogni partitura ogni dettaglio, riconsiderarlo, insomma, quindi c'è una simbiosi con la musica scritta o addirittura nel caso del pianista una simbiosi con la musica scritta poi memorizzata e poi mediata. Quindi con la ripetizione di tanti gesti, il perfezionamento di tanti gesti, questo è sostanzialmente l'ambito di lavoro di un pianista. Ho detto cose semplicissime, non c'è problema, quindi va benissimo. Quindi, insomma, il campo in cui lavora un pianista è normalmente questo, quello della musica scritta. Ora, per quanto riguarda invece il campo dell'improvvisazione, proprio a causa dei capolavori che da un certo momento in avanti si trova davanti agli occhi e sotto le dita il pianista, più capolavori affronta e più prende distanza col terrore dell'improvvisazione, perché a un certo punto dice: sì, adesso io mi metto a improvvisare, sì, che faccio? Trink, truc, tac, tac, poco fa che ho suonato, che ne so, una ballata, mi faccio pena e quindi smetto, chiudo e vo via. Poi magari ci riprova e dice: sì, però io comunque ho studiato armonia, ho studiato contrappunto, allora devo sapere che effettivamente improvvisare è fare in tempo reale ciò che prima riuscivo a fare, oppure tirandomi su, venendo su, riuscivo a fare sulla carta con i miei tempi, col tempo di riflessione, sempre con lo sguardo a quello che scrivo, quindi le quinte le riconosco perché le vedo, e non le riconosco perché le sento, oppure le evito perché non mi ci va la mano, eccetera. E comunque c'è, ancora una volta, una dipendenza molto forte da quello che vedo scritto. E quindi di nuovo c'è la musica scritta che poi va a finire nella musica prodotta. Ma la musica pensata che non passa per uno scritto non c'è. E inoltre la musica pensata che non passa per l'applicazione di una serie di regole, ugualmente non c'è. Quindi c'è sempre lo posso fare, non lo posso fare. Un po' anche come quando si suona, che c'è lo posso fare, non lo posso fare, ma qui io posso rallentare. No, che sei matto qui. E qui rallenta, ma come prima non potevo, sì, ma qui devi rallentare, eccetera. Quindi c'è sempre questo rapporto. Benissimo, noi da questo momento in avanti, per un po', dimentichiamo le regole innanzitutto e dimentichiamo i capolavori che suoniamo. Quindi si inizia da zero un rapporto diretto con lo strumento che tecnicamente gestite e che anche interpretativamente gestite e che presumibilmente ancora non gestite invece come produzione avanti. No, non eravamo noi. Come mezzo di produzione di linguaggio estemporaneo. Una premessa è indispensabile. 15 ore collettive in realtà non è un corso di improvvisazione, questo più o meno è evidente per tutti. Quindi 15 ore di corso collettivo è semplicemente un seme gettato per chi vorrà in altri momenti dopo della sua vita, buttarsi su un rapporto diretto di ricerca, idea, strumento senza passare per la carta, o poi magari mettendola su carta, perché no? Allora, come avete visto dal calendarietto, dal mini orario comandato, oggi si parla di scale modali. Perché si parla di scale modali? Perché io sono tastierista pure, vabbè, sono organista, però poi siccome suono anche altre, sono tastierista. Ecco, avanti, avanti. Invece, per quanto riguarda il discorso perché partire da scale modali, per prima cosa, e soprattutto perché partire da un'improvvisazione che sarà per il momento, visto che parliamo di scale, essenzialmente melodica, perché chi viene dallo strumento a tastiera
passa la vita combinando suoni. Quindi la caratteristica tipica dello strumentista a tastiera, del tastierista, è quella di gestire delle masse in mani e di tenersele tutte quante, beato lui, in mente o nelle dita. Ma queste masse in mani sono normalmente in qualche modo, cioè interagiscono. Quindi io so benissimo che mentre con la destra faccio una cosa, con la sinistra faccio l'altra, la voce mediana fa questo e via dicendo. Ora, rispetto all'atteggiamento di un flautista che cresce fin da quando è bambino, comunque da quando prende in mano lo strumento, organizzando il suo respiro per costruire una melodia, e noi siamo lontani, noi perché sono nella stessa categoria, noi siamo lontani anni luce, cioè o rispetto a un violinista che si deve distribuire l'arco e lasciamo perdere quello che deve fare con la sinistra, lasciamo perdere, ma proprio la distribuzione dell'arco che dà della musica una dimensione fisica, o il cantante la cui dimensione è fisica. Ora, siccome io credo che queste quattro chiacchierate debbano anche poter servire per prendere coscienza come pianista di alcune limitazioni del pianista, per come viene su, quindi respira, sì, che significa respira? Cioè respira, io respiro perché sennò ci rimango secco, quindi evidentemente respiro, ma cosa significa realmente organizzare una melodia? Allora, io in questo momento mi metto sul leggio, un promemoria ci metto. Ah, ovviamente a piccoli frammenti voi vi siedete qua e appunto si esperisce, sì che faccio, si fa così eccetera. Non... Allora, se io vado a prendere una cosa del genere, io mi ritrovo che... una scala maggiore, però la distribuzione degli intervalli è quella di una scala ionica e questa invece è una scala dorica, è una scala frigia, è una scala lidia, una scala di sol senza il fa diesis che in realtà è una misolidia, una eolica, la minore naturale e una locria che è una scala derivata e della quale in questo momento qui ce l'ha messa ma noi non ce ne curiamo. Ora, non so se qualcuno di voi ha affrontato mai il problema della modalità. Facciamo finta tutti no, così non c'è bisogno sì no, per quelli che già lo hanno affrontato la sentono due volte. Dunque, noi viviamo la nostra musica come... voi vivete la vostra musica come pianisti, partendo da un grande pilastro, il sistema tonale, e poi frequentando zone in cui questo sistema tonale in un modo o nell'altro si è disgregato, che so io Debussy, che so io Ravel, che so io Bartok, che so io Stravinsky, non so cosa suona ognuno di voi, qualcosa cosa suona, e poi suonando musiche nelle quali il sistema tonale è ugualmente affermato. Cioè, ma l'ho detto prima, sì, però mentre l'ho detto prima pensavo per esempio a Mendelssohn, mentre lo ridico adesso penso a Bach. Cioè, ma la stessa cosa, sono entrambi nel sistema tonale. Aia. Scritto piccolo, perché nel caso di Mendelssohn vale una, Mendelssohn di Brahms, vale una teoria armonica. Nel caso di Bach, quella teoria armonica che spesso viene un po' impropriamente applicata, ovvero la cosiddetta teoria della bass fondamentale, chiamata così da Rameau, o la cosiddetta armonia funzionale, oggi la studiamo, che credo che la studiate anche voi poi come armonia funzionale, quella praticamente con i numeri romani e con i numeri arabi per indicare i rivolti, quindi il grado e il rivolto, e quella si chiama armonia, mentre nel tempo di Bach l'armonia funzionale cosiddetta, pur sembrando identici gli accordi, è talmente rifiutata, conosciuta perché l'aveva già postulata Rameau, è talmente rifiutata che nel suo trattato del 1753, Carl Philipp Emanuel parla di un francese, un po' matto, per l'appunto Rameau, che pubblica una teoria che non sta né in piedi né in cielo né in terra, la nostra musica si costruisce in maniera diversa. E Mozart,
parla di Carl Fingerman e Bach, del suo metodo come il suo maestro, il libro, ergo ugualmente i principi applicati da Mozart sono quelli di Emanuel, quindi lo spartiacque arriva dopo, addirittura fa riferimento a Beethoven nel primo periodo a questa cosa. Non entriamo nel merito, ma la prolusione era per dire che noi, quali che siano le teorie che di linguaggio o le grammatiche che di volta in volta vengono applicate appunto alla scrittura musicale, pensiamo sempre comunque a una scrittura musicale basata su sovrapposizioni di suoni. Sovrapposizione di suoni significa tensioni reciproche e tensioni create dagli intervalli. Noi sappiamo benissimo che se io metto insieme una seconda, questa seconda fino a un certo periodo della storia della musica non posso prenderla che mi rimane così appesa. Questa seconda bisogna che vada a finire su una terza. Cioè, ma no, potrebbe andare anche sull'ottava. Ah, allora è una nona. Ah, già, porca miseria, allora, eccetera. Ne parlate con mi sa, infatti, perfetto. Prego. Seggiola lì, magari il banchetto del pianoforte, se non ti dispiace, così io vado avanti normale, poi vabbè, prendo questo qui. Perfetto, poi dopo magari e, appunto, dicevo che noi siamo abituati a pensare a sovrapposizioni, quindi per noi è sempre la coesistenza. Un flautista comincia a pensare alle sovrapposizioni quando prepara il primo saggio, quindi magari sono 3 anni che suona con la sua maestra, poi finalmente prepara il saggio, prova solo una volta il saggio, perché c'è il ragazzo che è un po' più grande che ha il saggio suo, è più difficile, quindi gli concede al massimo una volta a capofondo, quindi in realtà le sovrapposizioni non sente neanche una virgola perché sta morto, che già deve soffiare lì dentro il primo saggio, se ne riparla l'anno dopo. Per un anno continua a distribuire il suo ossigeno e organizzare le sue frasi. Secondo saggio, stavolta ottiene 20 minuti in più, tanto quanto basta per non capire ugualmente niente del fatto che sono sovrapposizioni, quindi lui vive tanto la sua vita melodicamente per quanto voi invece la vivete armonicamente. Snobbando il flautista perché ci aveva preparato il saggio vostro, quindi in ogni caso voi dovete, perché lui se ne deve andare quanto prima. Morale di questa favola, dato di fatto, alla base della musica ci sono due elementi primordiali. Il ritmo, che è ciò che ordina il tempo e qualsiasi evento umano. La melodia, che è ciò che è la trasposizione del nostro corpo e del nostro respiro. La musica è in ogni caso e sempre qualche cosa che può comunicare se si riallaccia al nostro essere, che sia essere pensante, che sia essere respirante, che sia essere producente, che sia essere che in qualche modo ha una pulsazione, ecco che il ritmo viene da qui, che in qualche modo ha un arsi e una tesi, siamo bipedi, che in qualche modo si rifaccia a noi. Quindi, e poi arriva la parte sociale, la combinazione di essenze e quindi la combinazione di intervalli. Quando arriva? Arriva nel momento in cui la musica non è più un fatto fisico ma un fatto intellettuale, arriva nel momento in cui si vuole combinare per giocare a fare Pitagora, si vuole combinare per giocare coi numeri, quindi torniamo alla problematica delle scale modali. Che cosa hanno di caratteristico le scale modali? È che quelle che ho suonato prima, per esempio, quindi prima ho suonato una scala di Do maggiore, chiamata ionica in questo caso, e sono arrivato a una scala di Si solo sui tasti bianchi. Quindi partire da Do, da Re, da Mi, fa, e mi sono solo mosso sui tasti bianchi, senza dei Si mobili di cui sicuramente avete sentito parlare nei vari corsi di storia della musica, non avete sentito parlare, non fa niente, comunque solo tasti bianchi, da Do a Do, da Si a Si, eccetera, eccetera. Facendo questo però, quello che cambia, perché se da bravo, abituato a suonare il pianoforte, io da dove parto ho sempre suonato insomma in Do maggiore, in realtà non ho sempre suonato in Do maggiore, perché per me la polarità dal punto di vista melodico è data dalla posizione degli intervalli prima e dopo la tonica, ovvero la nota di partenza. Ovvero, quando io penso in armonia
e sto con tutto bianco, bisogna che a un certo punto ci sia un sol si re fa, un sol si re fa la bemolle, un sol si re fa la, un re, che sia una tredicesima, quel che sia, e poi finalmente sto benedetto do maggiore. Ma in questo caso finalmente fanno due note, a me non mi importa proprio niente, perché se io sto... Subfinalis, perché in questo caso fa riferimento a dei modi gregoriani, molte parole possono avere più significati, io tiro dritto sapendo che ogni cosa deve, può avere 5 interpretazioni grammaticali, cerco di andare appunto nel, nell'arco delle 15 ore che ci sono consentite più dritto e efficace alla nostra finalità possibile. Quindi noi abbiamo una subfinalis, nota inferiore alla nota finale, che dista di un tono, questa è già una grande differenza rispetto alla nostra sensibile che invece dista di semitono, e che è precedente alla chiusura in tonica non tanto per distare da semitono, ma per contenere l'accordo costruito sul quinto grado della scala che sto suonando. In questo caso invece non, a me non interessa più niente di quinto, non interessa nulla, mi interessa sapere qual è la distanza rispetto al polo punto di attrazione, e questo polo è fatto da tono, tono, semitono, sub, tono, e se invece andiamo a partire da un mi, se sono su una scala frigia, in questo caso io ho posizione di semitoni, ma in questo momento a me, io sono su un bordone, cioè ho semplicemente una quinta, quindi semplicemente un rinforzo, in questo caso giusto perché sto su un pianoforte, se fossi stato sul flauto o se avessi voluto tenere proprio la mia mano in tasca, che è quello che vi chiederò tra poco, anche se non in tasca, anche dietro la testa, probabilmente, appunto suonare semplicemente una melodia dato un modo di partenza, dato una scala di partenza senza avere null'altra regola che esplorare, esplorare la tastiera. Io sono rimasto in un ambito di un'ottava, cioè, si può anche, no, mi sembra sono andato in imitazione, si può anche allargare, quindi la prima liberazione del pianista è quella di spogliare tutto e la seconda liberazione del pianista è quella di non pensare a quinte, ottave, paralettritoni, eccetera, eccetera, non pensare appunto a dover per forza di cose improvvisare secondo l'armonia funzionale o improvvisare secondo l'armonia propria delle regole dell'epoca precedente, quindi quella del basso continuo, non suonare secondo la nuova pratica, quindi Monteverdi, suonare secondo niente. Quindi dare un principio di partenza, sostanzialmente quel che ha fatto Debussy nel momento in cui ha deciso di usare una scala a trasposizione limitata, ovvero la scala esatonale che si chiama trasposizione limitata perché può avere solo due trasposizioni, nel momento in cui tu mi dici do, re, mi, fa diesis, sol diesis, la diesis, e tu mi dici do diesis, re diesis, fa, sol, la, si, quando io riparto da quello successivo è lo stesso di prima, quindi è una scala che può essere trasposta solo due volte, a differenza della scala maggiore o minore che può essere trasposta nel nostro sistema 12 volte.
Quindi quel che hanno fatto autori che a un certo punto si sono dati una regola, o che so io, Puccini, che fa una scala apposta per fare la scala di Turandot, di Turandot, e quindi su quella, e da lì esce fuori l'accordo di Turandot, o che so io, Verdi, che la cosiddetta scala enigmatica verdiana, si fa la sua grammatica. Altrimenti l'idea di improvvisare sembra simile a quella di dover fare esercizio di armonia. Togliamo tutto, chi si siede per primo? C'è la fila qua. Dunque, benissimo, perché seduti, ok, seduti, seduti, ho fatto male la domanda. Chi si alza per primo? Niente, fatta male. Ordine alfabetico è di un'ingiustizia totale, perché io mi chiamo Brissi, mi tocca cominciare praticamente sempre, quindi quindi per niente, tu ti sei messo lì, mi dispiace, vai. Sì, in realtà l'avevo già previsto. Sì, che perciò hai fatto una domanda, cioè, nel senso, visto che abbiamo parlato di subfinalis, no? Cioè, significherebbe che l'improvvisazione dovrebbe poi concludersi con l'ultima nota, un tono sotto l'ultima. Allora, non è detto, perché innanzitutto, sì, c'è un titolati, per esempio, no? Allora, non è detto perché tu hai usato un termine che da questo momento in avanti, escluso un giorno in cui iniziamo, mi sembra la quinta o sesta lezione, questo termine è bandito, perché ho detto dovrebbe, mentre oggi nulla dovrebbe. Quindi oggi se è ognuno di voi che cerca suggerimenti proprio dalla scala, magari si suona un paio di volte una scala figia. Dopodiché cerca suggerimenti, io ti posso aiutare in questi suggerimenti già prima che cominci. Allora, un elemento è da Frida Mi, sì. Sì. Certo, allora, per esempio, nel caso della scala frigia, anzi nel caso proprio, sempre caso generale, dunque noi abbiamo visto a questo punto che qual è la differenza sostanziale tra le varie scale modali, qual è la differenza che si viene a generare nel momento in cui io, rimanendo sempre sui tasti bianchi, quindi una parte melodica diatonica, brutta sta definizione tasti bianchi, perché un chitarrista per esempio diceva a me che mi sono tutti marroni, eccetera, quindi questo ugualmente è mal di chitarrista, tutti questi mali noi dovremmo un attimo curare per diventare un po' più musicisti, un po' dovreste, già curato, per diventare più musicisti e meno pianisti, per poi essere migliori pianisti essendo migliori musicisti. Questa me la scrivo registrata. No, ci sono dei punti che ovviamente nel momento in cui mi rendo conto e vengono bene, mi devo fare i complimenti perché non mi succede sempre. Allora, no, tornando quindi invece alle nostre osservazioni, l'osservazione è questa. Caratteristica fondante delle scale modali è che è differenza anni luce lontana dalla tonalità, è che la tonalità, con tutti poi i suoi parali vantaggi, mescolamenti, armonie, sovrapposizione, eccetera, ma ha una parte noiosa, e la parte noiosa è che comunque, finché non arriva chi la disgrega, che evidentemente se n'era stufato, è sensibile alla sua tonica, e per non mandarla su una tonica devi saper lunga, la devi trasformare, ci deve essere una trasformazione in armonica, ci deve essere un intervallo che diventa, che poi sembra che è quello, e poi che appunto un inganno, i cosiddetti inganni, ti devi chiamare Wagner, che vai da un'altra, invece no, aspetta, questa, perché quella che era la sensibile mi diventa la nona dell'accordo successivo, e allora va, appunto, ma l'ordine normale è che gira, e questo è ciò che, cui siamo abituati. E se stiamo in minore, pure la stessa cosa, la sensibile è sensibile, tant'è che quello non ci sarebbe, ma io lo tiro su, alzo il settimo grado, così, e pure quello mi va lì. Invece la ricchezza della modalità è data proprio dal fatto che a seconda di dove parti, ti cambiano i rapporti intervallari. E a me che cosa mi interessa di questi rapporti intervallari? È che i salti sono, ma i gradi, e quindi già lì c'hai grande ampiezza, ma per quanto riguarda i gradi, tu hai un catalogo formato da due soli elementi, il tono e il semitono, ma suonando ti accorgi che il semitono è attrattivo, il tono è neutro. Quindi se tu, per esempio, stando sui tasti bianchi, mi parti da un sol, tu sostanzialmente da sol vai a la o da sol vai a fa, indifferentemente, a te non te ne importa nulla, ma quando sei a fa, se non te ne vuoi andare, sei fortemente attratto dal mi, okay. E quando sei arrivato a la, certo che quel
sì ti, e vai a toccare il sì ti tira il do, eccetera. Quindi sostanzialmente muovere dovrebbe bandito, ma la vicinanza è gravitazionale, invece non è bandito. Quindi la vicinanza di intervallo è una gravità. E è per quello che dico che se noi andiamo a giocare su una scala, cercando di far di improvvisare che sono una romanza in stile di Mozart, cioè, ma sì, io però devo applicare la mia conoscenza su Mozart, quindi io non sto cercando me, ma sto cercando la rimembranza, ciò che c'è di Mozart lì, oppure, e se invece sto facendo Charlie Mingus, stessa cosa, sto scrivendo nel suo stile, ma io bisogna che parli, devo fare tabula rasa, devo fare la stessa cosa che ha fatto la civiltà occidentale, ereditati dai greci, determinati pseudo-intervalli, non erano esattamente quelli della nostra accordatura attuale, però insomma, ereditata un modo di melodizzare in cui il tono è neutro, il semitono attrae, e io bisogna che mi metto ad improvvisare. Io ho finito, posso andare improvviso. Cioè, quindi io devo tu devi liberarmi delle mie influenze, sì, tonali. Tu devi praticamente suona una scala frigia a questo punto. Ok. Musicale. Ovviamente a questo punto io potrei dire facciamo il giro eccetera, ma a me serve una cavia, perché del discorso deve andare avanti in qualche modo, quindi oggi tocca a te, un po' sei cavia tu. Allora, a questo punto tu hai usato lo strumento come estensione della tua voce. Io già me ne potrei andare perché ho vinto, cioè per oggi quello che dovevo, quindi questo è senza troppi... Niente. Adesso io dico, aspetta, perché questo poco fa mi è uscito detto che in principio era il ritmo, o comunque noi siamo un sistema ritmicamente organizzato per forza di cose, quando camminiamo produciamo ritmo, quando respiriamo per forza di cose c'è un ritmo, noi siamo ritmici, siamo e quindi se noi riuscissimo adesso a prendere un ritmo ciclico che può essere un 4 quarti, 1, 2, 3, 4. E fermati un attimo per cortesia. Allora, non fare moduli troppo complessi, okay, né troppo lunghi, perché allora un carattere, una caratteristica, qui siamo in divenire, ovviamente, quindi, perché una caratteristica dell'apprendimento dell'improvvisazione di base è poter memorizzare quello che stai suonando, perché stiamo dimenticando, cioè io man mano metto elementi, un elemento fondamentale nell'improvvisazione è la memoria, perché altrimenti ok, bla bla bla, certo. Bla bla, cioè, sì, la partita come è andata bene, ok, chi giocava non lo so, eccetera, sì, però è bravo anche, e cioè, quindi diventa la chiacchiera da bar. Invece in questo caso andrebbe ad innestarsi una dote fortemente sviluppata nel pianista, che è la memoria. Perché memorizzando tu un inciso, quindi producendo tu un inciso, è chiaro che a quel punto hai la capacità di svilupparlo, perché se io dico
questa settimana, domani scriviamola, cioè che cosa ho fatto in questo caso? Ho preso coscienza di un'altra, appunto noi non applichiamo regole ma applichiamo consuetudini di fisico e di linguaggio. E adesso vediamo che cosa ho fatto andandolo a piazzare sul modo con cui sto parlando. Ripeto questa frase. Vado a verificare cosa ho fatto andandolo a piazzare, applicando questo mio sistema di linguaggio, tesi. Qualsiasi cosa noi diciamo quando esprimiamo dei concetti è una semi e poi l'altra semi. Normalmente un concetto è fatto di più frasi spezzate in due. Noi sappiamo che poi il periodo classico, per esempio, ha amato dire semifrase, mi fa una frase, la semifrase è composta da due incisi, da due elementi che uno tende all'altro, la seconda eccetera. Ah, aspetta un attimo, allora io sono molto, cioè quindi non sto all'interno delle di regole scritte chissà da quale mondo, ma sto desumendo dal mio essere persona umana che da una vita respira, da una vita fa questo, da una vita parla, e quando lo fa organizza il suo discorso, una vita parla e quando lo fa organizza il suo discorso. Ta ti ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta ta ti. E questo è di nuovo non piruburu piruburu pire, che piruburu pire, da io dopo un po' io non ti sento più, non ti seguo più, perché stai semplicemente andando ma se tu mi costruisci un'attenzione perché sai benissimo che devi rimanere lì e poi mi fai un modulo ritmicamente simile, perché te lo ricordi, perché tu mentre lo fai che non lo stai buttando a caso, lo fai e lavora memoria, mano, mente, cervello, produzione, costruzione, frase, tensione, conclusione. Può dirti. Quindi, nel senso, un'idea potrebbe essere ripetere la stessa, lo stesso incipit, certo, magari, certo, e arricchirlo magari con delle parti interne, mantenendo sempre lo stesso ritmo. Certo, non finire. Ta ti ti ta 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 ti tam ta ti ti ta 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 ti tam ta ti ti tam ti ta da di 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 do da di di do do di da da da. Proprio sempre dal mi, come facciamo dal mi. Per me i quattro erano finiti, cioè tu praticamente hai messo, tu sei rimasto su fa tre volte. E quindi hai fatto hai evitato tre conclusioni, okay. Poi hai espanso, quindi praticamente nel nostro, poi tra poco Molly va all'altro, perché dopo, allora altra cosa, scusate, visto il primo incontro, l'improvvisazione spacca il cervello, lui sta provando, che adesso c'è sempre, se avessi fatto tre ore di codice improvvisato temporale starei meglio, cioè, perché a un certo punto vedi troppi bivi, e non sai più realmente se lo puoi fare. Ma l'improvvisazione è bellissima, perché è una cosa che è fatta 5 minuti al giorno, quindi prima che il cervello si secchi, prima che le idee si secchino, ti fa esplorare delle parti che nessuna parte di letteratura ti fa mai esplorare, ma che quando vai a suonare letteratura riconosci moduli, respiri, perché tu sei colui che 5 minuti, poi 10, poi 15 li produce. E quindi leggi il tuo autore, cioè leggi proprio il senso che sta dando il tuo autore a quella sospensione. Rimanendomi tu tre volte, io alla quarta bisogna che, o da sopra, io ho bisogno di quel mi, altrimenti. Okay. E comunque sempre dandoci delle misure, mi rimane aperta una semifrase. La seconda semifrase bisogna che mi si chiuda o del tutto o parzialmente. Ma se la seconda mi finisce sullo stesso punto, la terza mi finisce sullo stesso punto, okay, che non si sa neanche quante siano. Quindi, seconda piccola norma che adesso ci diamo è proprio quella di pensare ta 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 ti pa ta 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 tu 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 ti ta 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 fine. Oppure, se non sì, fine, ma se noi volessimo dire non è fine, benissimo, non è fine, ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Stavolta fine sicuro,
Cioè, la prima poteva essere il discorso breve, papapapin, ta 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 ta, ta 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 ti, ta 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 ta, ok, ciao. Più completo, ta 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 ti, ta 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 ta, to 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 ti, to 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 to, papapan, ta ta, ti ti ta ta, ta ta ta. E questo, quindi, quando raddoppia, è molto più forte. Inciso, 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 inciso. Se te lo dico così, è più facile. Ma può essere anche inciso, 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 inciso. Certo. E ho finito anche questo. Quindi, allora, tutto ciò che è linguaggio è musica. Cioè, io qui quello che vorrei è che la musica è un linguaggio, specialmente quando la produci in tempo, cioè estemporaneamente. Quindi tu stai veramente comunicando qualche cosa. Se vuoi ti puoi aiutare con un bordone misini. Sulla quale, tra l'altro le lezioni ho messe distanti perché prevedo che nel mezzo, cioè invece di fare un corso di coro, perché bisogna spararsi queste ore che purtroppo bisogna farle, se invece fosse all'opposto, cioè sono lontane, chi ci si diverte nel mezzo si cerca e da lì si riparte per, tra l'altro per altri argomenti, cioè sono diciamo, dei piccoli indirizzamenti per come divertirsi con lo strumento. Chi si siede dopo di lui? A questo punto si potrebbe andare per ordine, oppure si può andare all'opposto, perché lui arrivava tardi, quindi lo chiamo. Chi viene? Insomma, ma che c'è? Ma che no? Dopo ricordatevi piuttosto di lasciarmi i nomi. Questo perché adesso, prima di chiudere, perché ognuno prima l'ha detto, ma io bisogna che me li prendo, devo scrivere. Quindi vieni tu in pratica, avete avuto quella brutta idea, si va avanti così. In questo momento c'è uno che mi giro, c'è un occulto cambiamento di posti. Allora, io direi di partire da una scala che comincia per esempio con Sol. Quindi Sol la si dovrebbe fare. Sol. Oh, perfetto. Questa scala, io dico subito, il punto forte di interesse è il no fa diesis. Quindi non c'è fa diesis, è il fortissimo punto di interesse, sia in conclusione volendola salire, oppure facendo una sub finalis, dove allora, questa disposizione in scala è stranissima, perché io prima ho detto che il tono va dove vuole. Benissimo, in questo caso il tono ce l'ho sia sotto che sopra. Quindi questa è una scala bella sospesa. Non ha il semitono, cioè la frigia aveva il semitono a scendere. Vai pure, quindi a questo punto creati una tua frase. Sempre ci diamo il 4 quarti e 3 quarti, vediamo. Allora, ok, anche sì, ma non conviene. Allora, non conviene in questa fase, poi uno può fare tutto, può fare lo scherzo, può fare lo scherzo fantasia, eccetera. In questa fase di ricerca non conviene. Conviene pensare, sempre, io tra l'altro mentre sento dico perché conviene o non conviene, quindi funziona in tempo reale, anche da parte mia. Io prima ho parlato di un po' primordi, fisicità, eccetera. Sempre a proposito di primordi, la base di una canzone, perché in questo caso siamo proprio su una melodia e non su una cosa tipica da pianista. La cosa da pianista è ginnica, la cosa della melodia è bel chi ti amavi ya rompari rori, quindi appunto che è una chanson francese, che è normalmente una nota d'appoggio, bel chi ti amavi. Chi ti amavi?
ti-do-ti-ti-ta, ya-tam-ta-ta-ti, posso poi muovermi con delle cose, ma una nota d'appoggio mi aiuta a trovare la polarità. Se io parto subito sparato, è difficile che riesco a organizzarmi le frasi in questa fase. Quindi io da ti-ti-to-ti. Però non sono riuscito a riconoscere una qualche struttura, cioè ho sentito delle volute che andavano avanti, che mi può stare bene ugualmente, visto che tutto si può fare un arabesco, si può fare quello che uno vuole, però mi è difficile seguirti, mi è difficile come ascoltatore, cioè c'è sempre il lato della comunicazione, cioè sempre, ma cioè quando arriverà il punto polare, ovviamente dice, ma io fatto sedere qui, mi hai fatto pure alzare, che vuoi da me dalla vita, quindi contentati che zitto. Invece no, non sto zitto, ma così mi sparo, di questo non esiste. Ma poi non mi contento, quindi adesso a questo punto sono io che ti do un incipit che tu dovrai prendere. Andare al fa diesis, ma a quel punto sì, cioè, esatto. Non c'era più, e quindi ok, però allora hai fatto una partenza molto logica che ci stava. Sì, ma perché deve essere logica per forza? Ma sai, una volta che uno è partito sei più seguibile. Se l'avessi fatto, comunque in questa fase andava bene, perché c'è un'altra piccola cosa che noi, quando ci accendiamo, questo è appunto la, topics, che non so che l'ho detto prima, no? C'è una cosa che quando andiamo a improvvisare ci spaventa, tra le altre. Oh mamma mia, quanto è stupido quello che sto facendo. Dopodiché io dico, aspetta un attimo, ma Giovanni, no? Quello di famoso, diventato il famoso. Due pagine ci è andato avanti con questo Domi Sol, con lo stesso schema, eccetera. E gli è venuto talmente bene che è diventato pure famoso, ci hanno fatto pure le Ave Marie, ci hanno fatto di tutto. Quindi, ora, se io mi vado a mettere, a dare un'occhiata, non alle improvvisazioni, che tra l'altro sono una produzione estemporanea, quindi che hanno tutt'altra cosa e che spesso sono anche un riempimento di un tempo, se non prendi una portata. Salve! Okay. Fammi riprendere un attimo il filo che c'era. Ah sì, certo! Allora, Bach ha preso Sertaurettitita e ci è andato avanti così. Ma se noi andiamo a vedere la letteratura, le pagine sono piene di... sommato frittura di musica, e chi è andato a scrivere questa frittura di musica
non si è vergognato neanche un po', perché quelle che poi la storia e il tempo ha selezionato in realtà non sono tanto frittura, appunto, cioè nel senso che il preludio di prima è per esempio temperato, prima di dire che è frittura di musica, insomma, un bel esame di coscienza andrebbe fatto, quindi non è frittura di musica. L'altra cosa, che quello che si accinge appunto a tentare l'improvvisazione, l'altra cosa che lo blocca è: oh mamma, e mo che faccio? Ah, ma questo è banale, ah, ma questo è... Dopodiché le considerazioni che io posso fare sono solamente due o tre. Allora, io suppongo che tutti voi, visto che pianisti siete, o avete studiato un po' di Anon, o avete suonato, o avete suonato esercizi tecnici, credo del genere, ne avete fatti più di uno. Allora, l'Anon è ciò che ti libera la mano, o cose parallele, che sia Krishna, che sia quel che volete voi, che in qualche modo ti libera la mano. Se non è con quello lo farai con cerni, se non è con cerni lo farai con altre cose, comunque ti vai appunto a muovere le dita. E come fai a liberare il cervello se non passi per banalità e ribanalità più volte? Quindi l'altra cosa è: non abbiate paura di scrivere banalità. Io proprio prima, per evitare la banalità, ho chiuso in maniera diversa, ma se avessi chiuso con la banalità avrei fatto esattamente la mia buona parte dei miei buoni 5 minuti al giorno di tentativo di improvvisazione sulla scala modale, perché in ogni caso non avrei fatto la banalità, perché avrei fatto una grande conquista, avrei fatto il fatto che non è scritto da nessuna parte quel che devo fare, uno che mi è capitato davanti perché porca miseria stava nel programma che oggi alle 14 dovevo andare a Stoblizzi, ma io c'avevo cose pure di meglio da fare, ma ci sono andato comunque, quello mi ha suonato e mi ha detto vai avanti, benissimo, e che cosa devo fare io? Semifrase, banalissima, bruttissima, eccetera, dopo ne faccio un'altra, man mano che ne faccio altre, la fantasia stessa cerca cosa fare, ma senza cercare troppo, ok? Per cui adesso ne facciamo un'altra. Tu stai lì. Allora, io a questo punto dico che siamo sempre... Improvvisazione, per quello incisi corti, non andate per viole, campi, siepi, eccetera, inciso corto, ma quello si stampa lì e da quello costruisci. Ok, mi sta bene anche questo, ora però vai avanti tu. Sarebbe andato avanti al secondo inciso magari in un'altra maniera, avrebbe chiuso il terzo in un'altra maniera, avrebbe fatto il quarto, ma io li avrei sviluppato. Benissimo, siediti e fallo. Questo l'hai fatto tu e questo, a questo punto va bene a tutti. Prossimo. No, non c'è problema, tanto uno se ce l'ha la seggiola. Cioè questa è sempre, quella più calda è sempre libera. Allora... Quindi a questo punto noi possiamo anche andare per esempio a un dorico. Ok, suona comunque una scala dorica. Ok, mi fa comodo quando vado a suonare la scala fare anche la sub finalis. Quindi mi fa la scala e poi vai in su. Perfetto. Allora a questo punto... visto che abbiamo sempre questa bla 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 e poi rimane quello che registra, quindi se vi va ve l'ascoltate tagliando le fesserie che dico di volta in volta, magari le taglio prima. E a
andiamo a vedere, visto che prima abbiamo parlato di, abbiamo plurale maiestatis ovviamente, di musica, musica fritta, insomma, no? Quanta musica fritta poi è diventato capolavoro e quanta invece fritta viene ogni tanto riesumata senza che ce ne sia realmente bisogno. Allora, ogni autore ha sviluppato comunque qualche suo modo di trattare il linguaggio. Tra gli autori, quello più conosciuto, uno di quelli più conosciuti come improvvisatore, cioè che è improvvisatore insieme che compositore, è César Franck, il quale è praticamente alla fin fine più improvvisatore che scrittore. L'altro è Bruckner, è ancora di più, visto che però che non ha lasciato praticamente niente, mentre tutte le settimane improvvisava praticamente una sinfonia, quindi lui, quelle che ha scritto sono nulla rispetto a quelle che ha improvvisato. Però con Bruckner non ci addentriamo, perché sennò ci facciamo un po' male. Ci facciamo male anche in Franck, ma Franck ha una sua caratteristica che ci fa tanto comodo, perché quando io vado a prendere un qualsiasi tema di Franck, un'altra volta, si allontana un po' e lo rifà un'altra volta, quindi oppure intervallo più ampio, intervallo più ampio, polarità rispettata. Allora, in questo gioco che da una parte è melodia, da una parte è vocalità, da una parte è solo melodia dato da posizioni di intervalli di tono, semitono che cambiano, benissimo, in questo gioco io mi vado a prendere semplicemente senza troppe analisi, perché altrimenti diventa quello che dicevamo prima, che stiamo evitando. Se posso fare qui, posso fare tutto quello che mi pare. Quindi c'è di toccamento, di improvvisazione, poi capirai se ho le proibizioni. Ma noi eravamo, per esempio, in qua, io ti dico, e questo è il tuo tema. Quando faccio io l'esempio completo, allora quando ve lo parlo dico tradan tradan blum blum, quando poi lo faccio io un po' riavanzato dopo che hai suonato tu, io tendo a non essere simmetricissimo tra la prima mezza frase e la seconda mezza frase, proprio perché quello che si capiva bene in lui era chi era la conclusione. Questo è retorica, questo è un discorso convincente, perché io non ti ho fatto piripimpi piripimpi parapampam parapam parapimpi piripimpi piripimpi piripi e va avanti fino a domani piripimpi, ma se sempre con questo astratto uso ti dite, quindi è un linguaggio del nulla, ma è ta ti ti ta ta ti ta 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 ti ti ta 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 ti ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ta ti, e io ho improvvisato semplicemente una mini sequenza, ma è chiaro che questa finiva, quindi ho usato un'articolazione di aperto chiuso, ma il secondo aperto chiuso non ha una linea di demarcazione. Questo ugualmente era stato successivo, ma poi avete quasi un mese di tempo in mezzo, quindi suonate melodie eccetera. Ne facciamo un'altra, perché comunque c'è molta naturalezza, e quindi ci proviamo.
Cambio di serie, è simpatica questa cosa, con l'arrivo di Fabiana ci facciamo, quindi ognuno per la prossima volta sarà quello che si siede laggiù e che quindi comincia, tu arriverai sempre in un momento, cioè che scombini i piani. Bene, allora a questo punto vediamo un po' una, eravamo in misolidio prima, quindi me ne andrei per esempio qua, okay. Diciamo il La minore naturale. Sempre questa sub finalis, allora se io non mi sparo la sub finalis, continuo a essere malato di tonalità, specialmente in questa fase, quindi a un certo punto mi manca una sensibile, mentre se mi sparo la sub finalis comincio ad entrare in un alveo idoneo. Quindi a questo punto, visto che c'è per par condicio, anche a te il tema te lo do io. Visto che abbiamo fatto temi molto belli melodici, a questo punto noi facciamo questo. Quindi è quella non di giocare solo sull'elemento melodico, ma invece giocare sull'elemento ritmico. Allora, fino adesso abbiamo fatto una tavolozza nella quale c'è sempre la ricerca comunque della parte fisica, quindi non dimentichiamo questa parte. Grazie. Fatto e non lo facciamo. E invece torniamo al dorico che mi piace molto. Quindi. Abituarci a separare le frasi. Quindi in questo momento noi cantiamo con il pianoforte e quindi da dove prenderemo fiato, perché non ce l'abbiamo più, lo dobbiamo prendere.
tantissimo, noi di questo mondo di tastiere, pianoforti e mondo tonale, è che una cosa possa finire che finché io non lo ridico viene poco spontaneo e e questo è appunto A, B, C, D, proprio come, e con una continuità, con un appoggio. È un po' come se manca questo tipo di appoggio in una modalità, è come se venisse a mancare l'accordo di dominante di tonica e nel sistema invece tonale. Allora riparti, a questo punto temino te lo fai tu, segna a questo perché cioè, non ci interessa. Puoi anche andare oltre, cioè raddoppiare le lunghezze e puoi anche espanderti. Allora, adesso tu rifai una qualsiasi improvvisazione di questo genere, ma memorizzala il più possibile, cioè cerca di essere in grado di rifarla, quindi... Allora, da questo momento, perché siamo verso la conclusione della giornata, della lezione, quindi da questo momento sono un po' gli input dei lavori da fare a casa, quindi puoi iniziare 2000 volte e poi senza tutta questa gente intorno si fa meglio. Dovresti mettere una nota consonante alla sinistra che dura poi per tutto il tempo. Quindi, tanto per capire, che c'è? Una serratura, una trappola. Per nota consonante si intende, giusto, dimenticavo, un'ottava. Una terza, una quinta, una sesta, finito. Quindi, per esempio, una quarta non è una nota consonante in questo caso. Se ti è più comodo, il pianista spesso è più comodo anche raddoppiare in ottava. Spesso per il pianista è più comodo questo atteggiamento che non il tasto solo, perché il tasto solo io lo faccio Chopin, il tasto solo, non messo mai. Ok? Allora, devi fare la stessa cosa. Più o meno. No, diciamo che dovresti fare un'improvvisazione di quattro emistichi senza la mano sinistra, mentre lo fai dovresti pensare anche armonicamente quello che vorresti mettere dopo, ripeterla il più possibile simile, comunque in quella struttura. Quindi non è che va memorizzata, cioè non è che va fatta la fotografia, non devi fare la fotografia. Anche perché non devi, abbiamo detto prima, non esiste. Quindi in realtà fai quello che vuoi, ma con un canovaccio, quindi un compito vago da fare.
linea, viene mangiando. Mi fai un'improvvisazione con la sinistra dello stesso genere senza far nulla con la destra per il momento? Quindi suona solo il basso, però è un basso che sta cantando, non è un contralto, un soprano. Okay. E la sinistra e la destra non suona, quindi comunque sempre quattro incisi con la sinistra. Fermo è che prima di andare via fate una fotografia a queste sette scale, ammesso che serva a qualcosa, giusto per sapere i nomi, perché comunque neanche serve fare la fotografia alle sette scale, e su quelle che volete, cioè a casa ovviamente su tutte e sette, vi andate semplicemente ad inventare delle strutture, cioè che cosa fa un improvvisatore vero prima di improvvisare? Scherzo, ok, calma, zona cordale, sospeso, modulo A, serve, oppure, quindi c'è un piano, quindi l'improvvisatore in realtà costruisce la sua sinfonia nei 5 secondi prima di cominciare, o nei 10 secondi prima di cominciare. Quindi, vero è che abbiamo cominciato a dire ci dobbiamo muovere per trattare la melodia, abbiamo cominciato a dire ci dobbiamo muovere per questo, ma a questo punto, dopo aver fatto e ripetuto tutto ciò che è l'argomento della giornata, quindi non significa che si parte da quella che sta, da quello che sta facendo adesso, si parte da quello che abbiamo detto all'inizio della lezione, quindi esercizi in quel genere, per poi invece pianificarsi proprio, mano destra che suona, mano sinistra che suona, mano destra che fa un... di lavoro.
Com'è? Questa la prima. No, nessuna, perché su questi gli esempi li abbiamo già fatti, quindi, e quindi esploriamo. Allora, praticamente, questo ovviamente sono moduli scritti per l'organo, quindi qui abbiamo un pedale che sta suonando. Ma se il pedale suona o non suona, allora, prima cosa, se tu puoi suonare un pedale ostinato del genere, mi suona esattamente quello che è scritto facendo questo con la destra e questo con la destra? Guarda, visto che stai al pianoforte, o mi fai questo qua? Risposta nell'esempio del libro, che è un po' quello che dicevamo, quindi noi dobbiamo sempre pensare a una cosa del genere. Allora, me lo risuoni come è scritto adesso, esattamente quello che è scritto, facendo così con la... l'altra cosa, di solito le improvvisazioni basate su qualche tappeto, prima di cominciare ad improvvisare, il tappeto te lo fanno pesare. Quindi noi, allora qui ci sono scritte, due battute, no? E noi però dici, aspetta, fammi cominciare, cioè, e invece quello che gioco è proprio... Posso? Allora, se io dovessi fare un'improvvisazione di base a base... Oddio, mi manca il braccio. Scusa, mi dai questa perché sennò non so... cioè, non so come metterla qua. Allora, se io dovessi dire, vabbè, guarda... che tu, cioè, è lo strumento che ti suggerisce delle cose, tu sei lì e quando tu cominci tu... assoluta, due note suoni 5 ore se non c'è nessuno che ti rompe le scatole. Thank you.
Allora, se però ti muovi così, attenzione alla polarità, perché abbiamo deciso prima che noi stavamo in dorico, e quindi io in ogni caso non devo cambiare, lo faccio quello che mi pare, però l'assunto di prima era quello di esplorare quello che mi passa la ditta. Però la stravaganza, che è l'andare in giro per tanti posti, titolo di Vivaldi che porti questo, e quindi non è vestirsi di verde, ma è proprio vagare, cioè infinitamente vagare, la stravaganza ben venga. Ma in questo caso la stravaganza viene già fornita dalla ditta, nel senso che così come la scala di Do maggiore è stata trasposta in tutte le 12 altezze possibili della nostra tastierina, anche un modo dorico può essere trasposto. Nel caso del pianoforte tu lo puoi trasporre veramente dove ti pare. Quindi l'importante è che tu mi mantieni, anzi scusa, mi suoni una scala dorica a partire da Sol? Fa un po' quella a partire da Re. Lentamente, perché così lo senti bene. Re, mi, fa. Dopo, da dove parti? Parti? Parti da là? Presentate così, eccetera, no? E a questo punto noi diciamo, aspetta, ma a me Re, allora qua su mi interessa fino a un certo punto, ma qui eccetera, quindi a me interessano, quindi la scala in realtà è una scala modale composta da due tetracordi, che poi diventa questo in certi casi, ma qui ugualmente diventa teoria modale. Noi abbiamo detto dall'inizio, qui oggi non, cioè qui non, né oggi né domani non si parla di teoria, quindi a me non interessano i tetracordi, quelli lì non mi interessano, ma mi interessa, e mi interessa che, allora sì, sei stravagante, porca miseria, benissimo. Male come che sia, ma portando dietro quella che è l'essenza di quella scala. Per te, mentre ci sei, ultimo del gruppo, verifica sempre dell'orologio perché c'è l'altra lezione che incombe, perfetto, incombe tutto qua dentro. Dunque, allora, a questo punto vediamo quale. Certo, per un pianista questo va ugualmente bene, come schema è perfetto. Possiamo scegliere tra uno dei due. Chi sceglie io? Allora, dunque, questo qua giù non ci interessa. Poi fate due foto col cellulare prima di andare via, ovviamente. Allora, mi suoni senza il senso, solamente la sinistra e la destra di questa cosa qua giù? Solo la sinistra. Solo ora, no, senza pedale volevo dire, del resto non ce l'hai. Infatti è vero, perché sì, c'è troppa roba. Allora, mi suoni solo la destra e la sinistra. Ok. Il pedale lo metto? No, quello che vuoi. Qua. Ah.
torniamo sull'argomento della musica fritta già affrontato prima, c'è un elemento, in questo caso in uno schema scritto, ma è uno schema per improvvisare, c'è un elemento che in letteratura torna ogni passo che porti la pagina, l'elemento dell'ostinato. Quando noi improvvisiamo, sembra che siamo spaventati di ripetere una virgola e appunto la prima volta ci mettiamo a improvvisare, cominciamo ad arrampicarci sugli specchi e facciamo questa cosa che non si sa bene dove va. Poi andiamo a vedere e diciamo, aspetta, ok, vabbè. E ostinati nell'improvvisazione sono quanto mai di più utile ci possa essere. Allora, una volta che ho visto che lui per esempio mi dà questa idea, lui me ne dà uno, ma io di ostinati ne posso creare 2000. Allora, io praticamente Thank you.
importante come, sì, come esperienza. No, il problema è che allora lui, che era il primo, è il più fortunato, ma poi andando avanti si conclude appunto la cosa da fare per il prossimo periodo. E questa è quella di inventare un motivo ostinato, e su questa... Dopo un po' smette perché a quel punto è arido totale. Quando il giorno dopo si rimette, vede che in realtà giorno dopo giorno diventa meno scostante lo strumento. Cioè, mentre è facile dire vabbè, oggi che e creare la tua musica, e perché ce l'ho in mano, l'ho fatto 2000 volte, che me ne importa? Sì, certo, ma l'uno e l'altro creano un rapporto, insomma, diciamo, più viscerale con lo strumento, e si aiutano a vicenda. Io direi che l'incontro di oggi lo possiamo considerare archiviato.